mio pregio più grande in Cina è stato quello di non arrendermi mai a fare la vita solo da occidentale, di aver sempre detto io voglio parlare il cinese. Mi chiamo Alberto Rivola, ho 43 anni, sono italiano e adesso vivo a Firenze. La mia seconda casa è stata sempre per me Shanghai, e tuttavia ho cominciato, la prima esperienza in Cina è stata nel nord-est della Cina, a Dalian, e dove ho studiato per un anno cinese dell'anno 2000-2001. Questo era il corpo studentesco, diciamo, del Dipartimento di Cinese. Infatti c'è scritto Dalian Waigui Shui Yuan Han Shui Yuan Da Shui Arlin Inien Xiatien. Dal 2003 trovai appunto lavoro in questa azienda di trasporti internazionali italiane e fui trasferita a Shanghai, dove appunto c'era mia moglie. Io vivevo in centro a Shanghai in un appartamento che poi l'ho tenuto per 7 anni, la casa dove ho più vissuto dopo che, a parte casa mia dove sono nato, diciamo, vivevo immerso nel mondo cinese. Poi la routine era molto quotidiana, proprio perché per noi era, vivevamo lì, non è che eravamo in viaggio perenne, potevamo essere in conoscenza perenne, però poi quella era la nostra vita di tutti i giorni. E io, parlando il cinese e avendo studiato la cultura cinese, questo mi ha aiutato tantissimo. Per me, di nuovo, era veramente un ascoltare, un capire, un osservare, e io mi sentivo arricchirmi tutti i giorni, ecco, stando lì facendo queste esperienze. Nel mio ufficio eravamo io, una ragazza veneta e una decina di colleghi cinesi. Shanghai era il nostro ufficio regionale e dopo avevamo agenti in varie parti della Cina che io dovevo visitare almeno 2 o 3 volte l'anno per mantenere relazione, per conoscerli. E a volte si pensava di tornare in giornata, invece no, perché poi ci invitavano a mangiare, a cenare e a uscire fuori con loro. Con mia moglie facevamo un giro di 40 giorni in Cina. Siamo partiti appunto da Dalian, Nanchino, Shanghai, Suzhou, e poi siamo andati verso Guangzhou, quindi verso il sud, il grande Buddha di Leshan. Questo è il 2001, siamo a gennaio-febbraio 2001. Se non sbaglio, c'è 70 metri, se non sbaglio, nella roccia, è la parte della Great Wall, della grande muraglia di Samatai. Io personalmente cosa vedo della Cina? Vedo sempre un'opportunità, vedo la Cina come un'opportunità per il mondo, ma anche per se stessa. La Cina è diventato quasi un punto di riferimento dal punto di vista della tecnologia e dello sviluppo. Io forse questo non me l'aspettavo così tanto o in maniera così repentina, però tante cose che moderne che ci sono in Cina non le vedo ancora in altri paesi sviluppati del mondo. La Cina è diventata ormai una potenza mondiale, in quel tempo stava ancora crescendo, si sapeva che sarebbe arrivato a questo traguardo, però non si sapeva in quanto tempo, è stato addirittura probabilmente più veloce.